Una palestra di pugilato nel cuore di San Basilio, un quartiere della periferia di Roma, in un locale in precedenza occupato dalla criminalità organizzata, davanti a una piazza di spaccio da restituire ai cittadini. Ci aspettiamo che il quartiere reagisca bene, venga ad allenarsi e diamo un'alternativa diversa a quello che offre la strada. È un presidio di legalità in una piazza della Lupa, così come veniva chiamato come soprannome, in questo territorio, laddove alzavano dalle 20 ai 25 mila euro diciamo, al giorno. Quindi immaginate, in questo territorio viene posta questa palestra. Sport e Salute lancia i suoi progetti sociali, quartieri, inclusione, sport nei parchi, sport in carcere, perché lo sport è salute, qualità della vita e benessere, ma anche dà speranza alle persone. Io penso che fare sport, farlo in un ambiente sereno, farlo con le fiamme oro, sia qualcosa di molto importante e possa dare un percorso molto positivo a questi ragazzi. C'è una condivisione istituzionale e anche proprio storica, insomma, di questa iniziativa, e di questo siamo molto orgogliosi e molto contenti. Questo è un progetto simbolo, ma lo declineremo non soltanto a Roma, nella capitale, come è giusto che sia, ma da qui partiamo proprio per il significato che ha la capitale nell'economia generale della nostra nazione.